per quanto riguarda il popolo delle partite IVA, ma non ci può essere discriminazione da questo punto di vista, a parte che parliamo oramai di milioni di persone che hanno affrontato la crisi in condizioni di estrema difficoltà. È uscito un bellissimo saggio che si chiama Il Quinto Stato, come evoluzione dei passaggi della storia del movimento del lavoro, e che segnala come già nel nostro paese siano molte milioni le persone, non solo giovani, ma anche quarantenni e cinquantenni, che attraverso questo strumento hanno mantenuto una presenza nel mercato del lavoro. Noi ci siamo battuti per ottenere il blocco dell'aumento dell'aliquota INPS per le partite IVA, perché voleva dire penalizzare un reddito lordo di 1.000 euro lordo al netto di qualche decina di euro, un netto che a quel punto diciamo pendeva pericolosamente verso quella soglia di povertà assoluta di cui parlavo qualche minuto fa.